Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. I profughi afghani stanno lasciando il campo base di Avezzano, trasferiti negli alberghi abruzzesi, così come verso altre regioni italiane. Da quanto si apprende, in totale dovrebbero essere circa 170 gli afghani che rimarranno nella nostra regione. Allora andiamo a vedere tutto nel servizio di Giuseppe Dintino. I primi profughi afghani iniziano a lasciare il campo base di Avezzano, allestito per poter ospitare circa 1300 persone in fuga dal paese medio orientale. Uomini, donne e bambini saranno sistemati negli alberghi di diversi comuni che si sono resi disponibili, tra cui Montorio Alvomano. Montorio è pronta, oggi ne arriveranno 24, siamo nella fase di quarantena, quindi una risposta immediata della macchina organizzativa di Regione Abruzzo e la Protezione Civile. È stata chiesta la disponibilità, hanno ricercato la disponibilità di alcuni territori, noi abbiamo dato la massima disponibilità, lavoriamo in squadra con il Presidente Marsilio, lavoriamo in squadra con la Protezione Civile e poi nella seconda fase, quindi quando, se ho ben capito, entreranno in gioco le prefetture per una fase non più di quarantena ma più strutturata anche rispetto all'emergenza che ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Montorio è pronta con tanta tranquillità, tanto entusiasmo, perché a nostro avviso non solo qui c'è il filo conduttore principale che è quello della solidarietà, ma parliamo di persone che negli ultimi 20 anni hanno lavorato a fianco di americani, hanno lavorato a fianco di italiani, di inglesi e di francesi e dall'oggi al domani si sono visti cambiare completamente lo scenario quando gli Stati Uniti hanno chiuso i rubinetti, hanno preso gli aerei e stanno andando via da Kabul. Nelle prossime ore inizierà anche il trasferimento verso altre regioni italiane. In Abruzzo dovrebbero rimanere, nel tentativo di rifarsi una vita, circa 170 afghani, pari allo 0,01% della popolazione attualmente residente nella nostra regione. E mentre ci sarebbe un accordo delle ultime ore tra Turchia, Qatar e talebani per la gestione dell'aeroporto di Kabul, i nuovi padroni del paese dovrebbero permettere le partenze, o almeno così hanno fatto sapere, anche dopo il 31 agosto. Data limite per le forze occidentali entro cui abbandonare lo Stato islamico. Secondo una stima del New York Times, sono circa 300.000 gli afghani che hanno collaborato in generale con l'Occidente e da quando gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare il paese al buio e all'oscurantismo dei talebani, la maggior parte di loro sarebbe ancora lì. Se il ponte aereo dovesse restare anche a settembre, è quindi probabile che altri profughi arrivino provvisoriamente in Abruzzo. Siamo al lavoro per individuare i comuni disponibili posti ad accoglierli, ha dichiarato il presidente dell'ANCI, D'Alberto. Come comune di Teramo, insieme alla Sole De Santis, oggi incontreremo la prefettura, perché abbiamo il sistema SPRAR che è già attivato sul nostro territorio, il cui potenziamento e il cui sviluppo servirà ovviamente anche a organizzare l'accoglienza dei tanti rifugiati, le tante famiglie che abbiamo visto ad Avezzano, in quello che è uno dei centri più grandi d'Italia di accoglienza grazie alla Croce Rossa, tante famiglie appunto che vivono questo momento come una vera e propria liberazione, tanti i bambini ai quali ovviamente dobbiamo rivolgere la nostra attenzione per costruire loro un futuro diverso. A quanto diffuso dalla ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila, nessuno di coloro che sono arrivati è risultato positivo al Covid e finora sono state inoculate ai profughi oltre 470 dosi di vaccino. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo a Chieti, dove questa mattina alcuni cittadini sono scesi in strada per manifestare contro la carenza idrica che dura ormai da settimane. Ad ascoltare le loro istanze è arrivato il sindaco Diego Ferrara. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Cittadini in strada a Chieti questa mattina, c'è questa manifestazione, carenza idrica, siete davvero esasperati? Esasperati, sono anni praticamente che manifestiamo per avere giustizia e soprattutto avere l'acqua nei rubinetti e non nelle autobotti, che come la Presidente Brandelli ha detto, Chieti forse non ha tutti questi problemi perché le autobotti sono arrivate in poca, forse in pochi. Forse la Presidente deve sapere che quando uno ha bisogno d'acqua, magari scende anche dal vicino, va nella fontanella e se la riporta a casa oppure va a fare la doccia a casa della mamma,
mamma o dalla suocera, perché l'autobotte tampona non risolve, così come non risolve nella pompa e nell'autoclave. Noi allo scalo non abbiamo l'acqua né di giorno né di notte, non riduzioni notturne, noi non abbiamo l'acqua, ai piani alti abbiamo dei piccoli serbatoi personali che non si riempiono assolutamente, per 4 giorni siamo stati a secco completamente, 4 giorni, al che io chiedo, abbiamo iniziato a manifestare perché quando mi sono resa conto che la situazione era così grave, ho chiesto al sindaco, sono venuti qui per sapere da ottobre ad oggi quali sono stati i piani di interventi effettivi per valutare, per verificare quali sono stati i lavori che l'ACA doveva fare e c'era stato detto che avrebbe fatto, perlomeno praticamente a marzo del 2022 alle telecamere di Striscia Notizia la Presidente Brandelli disse che sarebbero terminati tutti i lavori, ad oggi sappiamo che non è stato fatto assolutamente nulla, noi abbiamo incontrato anche l'ACA ad agosto del 2020 e ci hanno detto che il grosso del lavoro sarebbe terminato a dicembre del 2020, non si è visto niente. I cittadini chiedono delle risposte alla politica, in questo caso all'ACA e anche all'amministrazione comunale di Chieti. Il discorso è questo, che noi ci siamo visti come amministrazione con la dirigenza dell'ACA e con i suoi tecnici già dall'ottobre del 2020. Negli ultimi incontri la dirigenza dell'ACA ci ha detto che avevano messo in campo 3 milioni di euro per la rilevazione e l'ammodernamento e la riparazione delle strutture idriche ammalorate, siamo ancora in attesa di sapere in quali punti queste riparazioni sono state fatte, quale sia la strategia futura, ma abbiamo fatto anche di più, ovvero sia abbiamo innalzato l'asticella delle responsabilità in senso buono ovviamente e di compartecipazione, parlando di un tavolo tecnico a livello regionale con l'ERSI e la Regione per obbligare la Regione a mettere sul tavolo dei fondi certi, dei fondi economici certi ed un piano di ristrutturazione del sistema idrico integrato, perché è chiaro che vengano definite nelle loro varie gradualità tutte le competenze e responsabilità che ci sono. Ed ora una notizia di cronaca, un bambino di 5 anni è finito in ospedale a Pescara per le lesioni riportate a seguito di un incidente stradale, perché è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada con la mamma sulle strisce pedonali in Corso Umberto a Montesilvano. L'incidente è avvenuto ieri sera poco prima delle ore 22 in prossimità dell'incrocio di Via Piave. Il piccolo è stato travolto da una Suzuki Vitara che percorreva la strada in direzione nord-sud. Soccorso, il bimbo è stato poi trasportato al nosocomio adriatico e ricoverato nel reparto di ortopedia con una prognosi di 30 giorni. Rilievi e accertamenti sono a cura della Polizia Municipale di Montesilvano agli ordini del comandante Nicolino Casale. Andiamo avanti ora e ci occupiamo delle Naiadi. Tra un anno la gestione delle piscine andrà al Comune di Pescara. Così gli amministratori comunali della Lega, a poche ore dall'assegnazione della gestione dell'impianto alla Pretuziana. Vediamo. Si torna a parlare delle Naiadi, voi l'avete fatto attraverso un comunicato in cui avete detto chiaramente che tra un anno le piscine e le Naiadi verranno gestite dal Comune di Pescara. Di recente però c'è stata l'assegnazione tramite bando alla Pretuziana di Teramo. Sì, intanto aspettiamo con ansia che sia aggiudicato l'avviso pubblico, riapra in tempi rapidi per fornire questo servizio che la città necessita, che tutto il comprensorio vuole da troppo tempo, e quindi di questo siamo felici. E poi contestualmente in quella che diciamo la delibera che è stata approvata in giunta regionale c'è questo impegno in questo anno, quindi da qui alla fine di questo anno di gestione della Pretuziana, si facciano tutte le attività amministrative necessarie
affinché si produca una legge regionale che possa passare la gestione della struttura e anche della proprietà al Comune di Pescara, che è un po' quello che il Consiglio Comunale ha detto in più di un'occasione con degli ordini del giorno votati a maggioranza, anzi all'unanimità. Quindi il percorso è questo, si farà questo anno con questa gestione e poi durante questo anno si lavorerà affinché il Comune di Pescara sia nelle condizioni migliori per poter ricevere la struttura e finalmente, io dico, probabilmente anche per un periodo lungo, finalmente riusciremo a dare una gestione duratura e anche valida a questa struttura che necessita di tempi certi e anche di serenità. Resta però questa diversità di vedute tra la Lega e Fratelli d'Italia, per esempio? La politica è fatta di confronto, è fatta anche di diverse vedute tra chi gestisce la cosa pubblica. Noi abbiamo visto per troppi anni una gestione privata della struttura che non ha portato a frutti concreti, e se ci troviamo in queste condizioni è perché le troppe gestioni che si sono avvicendate e non hanno portato a grandi benefici. Riteniamo che questo sia il momento migliore perché il Comune di Pescara metta insieme con quelle che sono le sue partecipate le professionalità giuste per gestire la struttura. Peraltro siamo in un periodo in cui attraverso il PNRR e Recovery arriveranno diversi fondi a tutte le regioni italiane, quindi anche all'Abruzzo, e quindi riteniamo che l'Abruzzo debba spendere alcuni di questi soldi per sistemare al meglio una proprietà della regione. Quindi quale occasione migliore in questo periodo storico per poter investire su un impianto di pregio come quello delle Naiadi? Io credo che non ci sia, e quindi siamo convinti della bontà della nostra idea. Cambiamo argomento, ma restiamo a Pescara. Grande attesa per l'ultimo giorno di Fermenti d'Abruzzo, il festival delle birre artigianali che anima il calendario di Estatica al porto turistico Marina di Pescara. La kermesse è giunta alla 6ª edizione. Vediamo. Assessore, la regione è sempre vicina alle iniziative dei piccoli imprenditori, oggi si parla di birre e si chiude questa 6ª edizione di Fermenti d'Abruzzo, ci sono tante aziende che producono birra nella nostra regione. C'è molto fermento, negli ultimi anni stanno crescendo, da diverse aziende stanno nascendo dei birrifici artigianali di altissimo livello, di altissima qualità. Come Regione Abruzzo noi per la prima volta quest'anno abbiamo approvato proprio una norma, una legge che riorganizza un po' tutto quanto il settore, riorganizza, semplifica, dà incentivo sulla produzione, costruisce un percorso di promozione, dei disciplinari specifici su quella che può essere la produzione. Insomma, stiamo come Regione Abruzzo valorizzando, mettendo in piedi quello che può essere un percorso, diciamo, di valorizzazione vera, perché è una di quelle attività su cui crediamo che possa esserci una grande crescita. Chiude questa sera la 6ª edizione di Fermenti d'Abruzzo, il festival delle birre artigianali abruzzesi. Salce, questo è un settore in grande sviluppo, in grande evoluzione della nostra regione. Noi come Camera di Commercio abbiamo puntato già da diversi anni allo sviluppo di questo settore. In Abruzzo ci sono già 48 micro birrifici e quindi comincia a diventare una realtà. C'è anche un risvolto occupazionale importante, ma soprattutto quello che noi tendiamo a valorizzare è l'alta qualità del prodotto che si produce in Abruzzo e molto opportunamente legato ad una filiera di produzioni locali, ed è un settore che è partito già con un livello alto anche dal punto di vista culturale. A Pescara si parla di birre, è un settore in grande evoluzione, c'è anche una guida che illustra le birre del nostro paese. Sì, abbiamo ormai da 12 anni questa guida birre d'Italia, edita da Slow Food Editore. È un lavoro importante in cui cerchiamo di raccontare tutto il territorio nazionale di quello che è uno dei settori più interessanti degli ultimi 20 anni, indubbiamente. È importante fare una presentazione qui in Abruzzo perché l'Abruzzo da sempre ha un rapporto con questo prodotto estremamente interessante, una regione che oltre a un buon numero di birrifici ha anche una qualità estremamente elevata e una capacità, devo dire, piuttosto unica, nel senso che oggi è una cosa molto diffusa, ma i tempi quando il movimento è iniziato non lo era così, anche di avere un bel rapporto con il proprio territorio, con l'utilizzo di materie prime, con la valorizzazione, no, di quello che il territorio è in grado di proporre.
Ora ci spostiamo a Pineto, dove una mostra pittorica racconta Le Fleur du Mal, i fiori del male, la più celebre opera del poeta francese Charles Baudelaire. Sarà visitabile in maniera gratuita fino a venerdì prossimo. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Baudelaire arriva a Pineto. Una mostra pittorica a cura di Arianna Leardi dà forma all'opera più famosa del poeta del XIX secolo, ovvero I fiori del male, la raccolta di una bellezza sinistra e fredda che per ammissione dell'autore in una lettera alla madre è stata scritta con furore e pazienza. Gli stessi sentimenti hanno mosso il pennello dell'artista abruzzese nell'anno del 200° anniversario dalla nascita dell'esponente chiave del simbolismo. Sono passati 200 anni dalla nascita di Baudelaire, eppure le sue poesie sono ancora così straordinariamente attuali, perché non sciolgono le contraddizioni dell'essere umano in tutte le sue fragilità. La mostra, a ingresso gratuito, si trova a Villa Filiani e sarà visitabile tutte le sere fino al 3 di settembre. Si tratta di un omaggio al celebre scrittore francese, le cui liriche oggi sono ancora attuali, utili a indagare le forme del quotidiano, del sordido, dell'abietto e del vizioso, in contrapposizione a un'idealizzata purezza. Come possiamo dimenticare l'uragano che nasce nell'occhio della passante, oppure il poeta che in corrispondenze diventa un veggente, riuscendo a guardare anche oltre, oppure quella donna, angelo e demone. Questa è una mostra pittorica in cui diventa percorso visivo di alcune poesie della raccolta di questo straordinario libro. Dunque possiamo leggere I fiori del male come uno specchio in cui conoscere noi stessi? Sì, possiamo. Andiamo avanti. Dopo il buon successo sul web e in TV di Misteri Vestini, il programma ideato e condotto da Loris Di Giovanni, questo ha ricevuto il premio internazionale IRDI Destinazione Arte 2021, giunto alla seconda edizione. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Si è tenuta a Penne, presso la sala consigliare del municipio, la seconda edizione del premio internazionale IRDI Destinazione d'Arte 2021. Dopo la precedente edizione, che si è svolta a Firenze nel Palagio di Parte Guelfa, quest'anno sono stati premiati 35 personalità di eccellenza che nel quotidiano si occupano di comunicare le arti, la letteratura e la cultura. Il premio è presieduto da Massimo Pasqualone, con la presidenza onoraria di Anella Prisco, e composto da Eugenia Tabellione, Carlo Gentili, Maria Basile, Maria Grazia Genova, Elisabetta Grilli. L'arte è un bene di rifugio straordinario, non solo in termini di investimento economico, ma come creatività, come coraggio, come speranza, come voglia di ripartenza, e soprattutto l'arte è un bene straordinario per le emozioni, per la bellezza. Quindi gli artisti, pur nella pandemia, hanno lavorato, hanno prodotto, hanno pubblicato libri, hanno organizzato mostre, hanno dipinto, hanno scolpito, e qui siamo a Penne per testimoniare questo. Ma sicuramente le nostre radici, perché qui in Abruzzo abbiamo una storia che non ha nulla da invidiare a nessun altro luogo del mondo. Noi gli abruzzesi siamo per tradizione un popolo restio, però conserviamo la memoria e la cultura. Attira sempre moltissimo l'arte, questo è vero, i colori, come diceva Cesare Pavese, non piangono e quindi hanno sempre la loro attrattiva che non perde mai di moda. Tra i premiati anche la trasmissione Misteri Vestini di Loris Di Giovanni, fortunato format realizzato in collaborazione con la testata Vestina Web TV, è andato in onda proprio sui canali di TV6. Tra i paesi visitati Pianella, sulle tracce di un carbonaro, Vincenzo Cipriani, e di un manoscritto massonico misterioso, l'epopea della famiglia De Felici e dei legami con Giuseppe Garibaldi, ma anche della permanenza in città di Enrico Sappia, un agente segreto di Mazzini. Poi a Loreto Abrutino, per narrare la storia dell'antica cartiera gestita da patrioti ascolani, i vecchi, e poi a Nocciano, per ripercorrere le gesta del canonico Don Camillo Mapei. Ci ha permesso di girare a Pianella, a Loreto, ma anche a Nocciano, cercando delle storie particolari e raccontandole. Queste storie sono state così ben accettate dal pubblico, anche se sono andate benissimo pure sul web, ma soprattutto c'è un interesse di Rai 1 per l'ultima puntata, quella di Nocciano, per il programma protestantesimo. Ed ora voltiamo pagina, passiamo allo sport, al calcio, con la Serie C in primo piano. Parte bene l'avventura del Pescara
in questo campionato. Delfino che si assicura i primi tre punti in campionato. La formazione biancazzurra ha infatti battuto all'Adriatico Cornacchia sabato per 2-1 l'Ancona Matelica con le reti di Inzita e Zappella. Nel mezzo il momentaneo pareggio marchigiano ad opera di Fagioli. Vediamo il servizio della gara, poi le parole al 91esimo del tecnico del Pescara, Gaetano Auteri. Prima giornata di campionato e primi tre punti per il Pescara che, come da pronostico ma soffrendo, supera all'Adriatico Giovanni Cornacchia l'Ancona Matelica per 2-1 festeggiando al 91esimo il successo. I tre punti sono arrivati grazie alle reti di Inzita e Zappella nel finale, ma da domani si inizierà già a pensare alla gara di Carrara. Auteri nel 3-4-3 lancia dal primo minuto a sorpresa Chiarella in attacco, in difesa spazio a Frascatore e Cancellotti con Drudi. Nessuna novità a centrocampo fra gli ospiti, in campo invece gli abruzzesi Deramo, Di Renzo e Fagioli, oltre all'ex biancazzurro del sole, 3.500 gli spettatori sugli spalti, avvio di gara pimpante con il Delfino in avanti, al decimo però per gli ospiti su punizione del sole, chiama Di Gennaro al salvataggio in angolo, al 14esimo doppia occasione per i biancazzurri, prima con Dursi che chiama al salvataggio il portiere della formazione ospite, poi sul corner seguente palo clamoroso di De Marchi a due passi dall'estremo ospite, sale di giri la squadra di Auteri che spreca troppo pur mantenendo il controllo del gioco. La formazione di Colavitto non sta però a guardare e al 31esimo in contropiede sereni a sfiorare il montante della porta abruzzese. Al 35esimo minuto il Pescara sblocca meritatamente il risultato con Zita che, liberato da Dursi in area con un missile, mette il pallone alle spalle di Vitali. Esultano i 3.500 dell'Adriatico Cornacchia con i biancazzurri che si sbloccano e continuano poi a premere con Dursi, pericoloso anche al 43esimo quando trova la respinta del portiere dell'Ancona Matelica. Nella ripresa pericolosissimi gli ospiti all'11esimo con la traversa piena di sereni su servizio di Del Sole, meglio i biancorossi con il Pescara che dopo lo scampato pericolo si rivede al 14esimo con De Marchi che in area marchigiana si divora il gol del 2-0 con Vitali reattivo. Gol mangiato, gol subito con l'ex Castelnuovo Alessandro Fagioli che al 18esimo sorprende Frascatore mettendo alle spalle di Di Gennaro. Auteri non ci sta e manda in campo Bocic e Marilungo per Chiarella e De Marchi. Fra gli ospiti fuori Fagioli e Del Sole per Moretti e Rolfini. Riprende ad attaccare gradualmente la squadra di casa con Dursi pericoloso al 22esimo. Preme la formazione abruzzese costretta a riprendere praticamente dall'inizio il match dopo il pareggio marchigiano. Al 36esimo Ancona Matelica però pericoloso su punizione di Gasperi con Di Gennaro che si salva. Emozioni a grappoli allo stadio Adriatico con Ferrari che poi al 38esimo a porta vuota colpisce la traversa prima dell'assedio finale del Delfino che viene premiato al 91esimo dal gran gol di Zappella con il Pescara che incassa così i primi tre punti della stagione. C'è bisogno di tutti nel corso di un campionato per vincere le partite. Io, come vi ho detto in questi giorni, no, non abbandonerò mai nessuno. Qui c'è un gruppo di giocatori che nessuno è titolare, nessuno è riserva. Abbiamo un obiettivo comune, questo è. Ribadisco quello che ho detto in questi giorni. 7,5, se tolto quei 10 minuti e tolti anche insomma la quantità industriale di palle gol che abbiamo sbagliato, tenendo in bilico una partita che poi il calcio è così. Però bene, complessivamente questa è la strada giusta. Ma loro non hanno fatto niente di diverso da quello che avevano cercato di fare nel primo tempo, è stato il nostro atteggiamento, insomma abbiamo deciso di dare 20 metri di campo, ma non è che erano stati molto pericolosi, però poi è bastato questo traversone, questa palla rimessa verso la porta e abbiamo preso un gol fra virgolette sporco, però noi di campo ne avevamo preso tanto, avevamo costruito tantissimo, avevamo concesso quasi nulla tranne qualche distribuzione maldestra del gioco in cui abbiamo dato qualche opportunità di trovarci qualche spazio, però poi ci siamo sempre ricompattati. Credo che sia la nostra una vittoria assolutamente meritata, il pareggio sarebbe stato un risultato non giusto. Tanti giocatori si approcciano anche per la prima volta a un certo tipo di calcio, ma al di là di questi aspetti abbiamo giocato da squadra, questo è molto importante, e abbiamo vinto una partita legittimando il risultato. Sfortunata invece la trasferta del Teramo che cade 2-0 a Chiavari per mano della Virtus Entella a decidere
la sfida, le reti nella ripresa di Schenetti e Coppolaro dopo che il Diavolo però aveva sprecato diverse palle gol per passare in vantaggio. Nel frattempo, per quanto riguarda il mercato, la società sta cercando di chiudere per due innesti classe 2002. Si tratta di Flavio Di Dio, attaccante esterno che arriverebbe in prestito dal Bologna, e del terzino Francesco Lamanna, quest'ultimo svincolato dal Novara ma che potrebbe raggiungere Teramo dopo essersi accasato in una formazione di A o B. Obiettivi della società restano comunque un terzino sinistro ed un centrocampista. Vediamo il servizio della gara, poi ascoltiamo le parole di Federico Guidi nel postgara con Jacopo Forcella. Schenetti prima, Coppolaro poi, e in sei minuti al Teramo sfugge di mano un match che invece aveva tenuto in pugno per larghi tratti. Che non fosse la partita più agevole, quella d'esordio con la Virtus Entella, lo si sapeva, che il Diavolo la interpretasse come poi l'ha interpretata, molto meno pronosticabile. Perché Federico Guidi, che preferisce Bernardotto a Berligea dal primo minuto, propone un 11 spigliato, il centravanti si fa anticipare da Paroni al nono, mentre Tozzo dalla parte opposta deve subito dire di no alla staffilata di Di Cosmo. Sembra l'inizio di un forcing ligure e invece sono i biancorossi a prendere il pallino della contesa. Viero conclude centralmente al minuto 14, Paroni gara su per la sua, al 24esimo deve abbassare la Sara Cinesca su Mungo servito da un ottimo Azzosmanovic. L'Entella non trova le misure in mezzo al campo, il Diavolo sembra anche più fresco fisicamente, le corsie esterne vanno e Malotti in chiusura di tempo prova il sinistro debole. La pressione non cala, Azzosmanovic con un tiro radente sfiora il palo dei biancazzurri e tutto sembra apparecchiato per il vantaggio meritato. Se solo Cascone di Nocera Inferiore vedesse il Bani netto in area Virtus Entella di Cicconi. Rigore solare netto negato al Diavolo, che va all'intervallo sul pareggio a reti bianche e con la sensazione di dover essere avanti nel punteggio. La ripresa sembra sulla falsa riga del primo tempo. Rillo al 46esimo crossa, Bernardotto non ci arriva e Malotti da posizione impossibile è comunque chiuso in corner da un difensore ligure. La risposta di casa al 49esimo, un errore in impostazione di Mungo spiana la strada alla ripartenza di casa. Rillo prova a chiudere su uno Schenetti che scappa via a tutti, ma col sinistro chiude troppo il compasso e grazie a Tozzo. Sospiro di sollievo per il Diavolo, ma la gara sta per cambiare, perché in sei minuti la partita gira in maniera repentina. Al minuto 57 Chiere Mateng rimane a terra ed è costretto ad uscire tra le lacrime proprio nel momento in cui Schenetti, atterrato da Mungo, sta mettendo il pallone nella posizione esatta per battere la punizione dal limite. Il destro è meraviglioso, supera barriera e Tozzo e porta in vantaggio l'Entella. Rete per il numero 10 che condanna sin troppo un Teramo volenteroso, ma che non riuscirà mai a concretizzare quanto e tanto di buono fa a Chiavari. Il sussulto l'11 di Guidi ce l'ha all'ora di gioco con Mungo stoppato da Paroni in fase di sparo dopo aver controllato un pallone col contagiri ancora di Rillo. Altri tre minuti e arriva la rete che chiude i giochi. Tozzo rinvia male un pallone e regala un corner che Cicconi batte bene e su cui il Diavolo marca malissimo, lasciando Coppolaro solo libero di sparare alle spalle del numero 1 biancorosso il gol del 2-0 definitivo. Il Teramo sbanda e Tozzo deve riscattarsi sulla staffilata di Barlocco. Guidi inserisce Cucurullo e Fiorani per Malotti e Viero, ma è ancora Mungo nel suo personalissimo match con Paroni a chiamare in causa il portiere con un diagonale preciso e velenoso. Parata sensazionale di Paroni che dice ancora di no ad un Teramo che aveva già inserito Berligea, autore di una conclusione pericolosa all'86esimo, pallone violento ma al lato. Ultimo sussulto al 90esimo quando Cucurullo e Bernardotto arrivano insieme sull'ennesimo traversone da sinistra e quasi si ostacolano, non riuscendo nemmeno ad accorciare le distanze per una sconfitta troppo pesante per quello che si è visto in campo. Virtus Entella col Pescara quota 3 punti in classifica, per il Teramo invece 8 giorni per preparare l'esordio interno contro il Siena. Ho uno stato d'animo un po' con qualche rimpianto, me lo sono portato dentro perché sinceramente la squadra ha espresso un buon calcio, ha fatto una bellissima prestazione anche in relazione alla grande squadra che avevamo di fronte e sinceramente non meritavamo di uscire sconfitti. La squadra ha giocato, ha proposto, ha fatto secondo me un grandissimo primo tempo mettendo sotto una squadra costruita per vincere. Però come tutte le squadre che poi sono esperte ed hanno grande abilità,
sanno essere cinici in due situazioni che ci puniscono oltremodo, su una punizione che è un gioiello di Schianetti che nasce da un errore nostro e un calcio d'angolo. Peccato perché la squadra poi ha costruito anche tante occasioni. Per come l'abbiamo vista noi, ma come penso l'abbiano visto tutti, secondo me era un calcio di rigore solare. Anche da coloro che stavano seguendo la partita da casa mi hanno subito mandato dei messaggi che mi confermavano la sensazione che avevo avuto dal campo. Però insomma l'arbitro non l'ha sanzionato, però sì, stavo chiedendo un po' di spiegazioni su quell'episodio che chiaramente avrebbe messo la partita su un altro piano e anche per me nettamente meritato, perché il primo tempo la Vitella era veramente in palese difficoltà. Il TG6 termina qui, prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la prima puntata della nuova stagione di Replay, il programma condotto da Enrico Rocchi, giunto alla 38esima edizione, che racconta e commenta come sempre il campionato del Pescara. Dunque appuntamento da non perdere questa sera, vi ricordo, alle ore 21. Grazie per essere stati con noi, il prossimo aggiornamento con il TG6 è alle 19, vi auguro una buona giornata.